Ringrazio anch'io il professor Renon per aver gentilmente accettato il nostro invito nonostante i suoi numerosi impegni. Ringrazio anche gli altri ospiti che interverranno dopo la relazione del professore. Io in questi giorni mi sono un po' informato riguardo alla tematica in oggetto e mi pare di aver capito che il punto di svolta relativamente alla questione del sovraffollamento carcerario la si abbia con la sentenza dei giudici di Strasburgo dell'8 gennaio del 2013, la sentenza Torreggiani, che di fatto accerta, è forse il primo accertamento giudiziale di violazione relativamente all'articolo 3 della CEDU, che di fatto stigmatizza la situazione carceraria italiana attribuendole un carattere strutturale e sistemico. Quindi questo vuol dire che è una patologia, il sovraffollamento è quasi ontologicamente incardinato nel nostro sistema. Lo scopo di questo incontro è cercare di capire in che modo si è posto il legislatore in relazione a questa sentenza e vedere gli effetti positivi o negativi che gli interventi del legislatore hanno prodotto e in particolar modo prendendo in esame il decreto legge 92 del 2014 che ha inserito l'articolo 35 ter all'interno del nostro ordinamento penitenziario, che ha previsto tutta una serie di strumenti per cercare di far fronte a questa problematica. Il professor Renon ci dirà, spero, qual è stato il risultato, se c'è stato un miglioramento. Una piccola nota per farvi capire un po' qual è la portata del problema: nel 2012 a fronte di una capienza regolamentare di 47.040 posti all'interno delle nostre carceri, vi era una popolazione carceraria di 65.701 detenuti, quindi un numero abbastanza elevato. Quindi poi, come ha anticipato il professor Zatti, cercheremo di dare anche un taglio un po' più pratico e pragmatico a questo incontro, ascoltando le esperienze di chi col problema del sovraffollamento carcerario ci si imbatte tutti i giorni. Non mi resta altro che presentare il relatore di oggi, il professor Paolo Renon, docente di procedura penale presso il nostro Dipartimento di Giurisprudenza, che è stato uno degli allievi più brillanti del professor Grevi e che ha ereditato, diciamo, il suo fardello. E tra l'altro, se non sbaglio, ho scoperto anche io in questi giorni che nel 2013 è stato membro della commissione ministeriale di studio istituita dal Ministero della Giustizia per elaborare appunto una proposta di interventi in tema di ordinamento penitenziario e in particolare su misure alternative di detenzione. Io concludo ringraziandovi nuovamente tutti per la vostra partecipazione e vedremo poi se magari lasciare spazio a qualche domanda. Grazie. Di occuparmi in questi anni e che
ha avuto in questa ultima stagione per il nostro paese una rilevanza, direi, che è uscita dalle aule universitarie, dagli studi specialistici, per assumere un risalto di natura politica. Tanto è vero che appunto si ricordava prima che presso il Ministero è stata costituita, in realtà sono state costituite più commissioni, la commissione per la definizione di proposti come di ordinamento penitenziario, misure alternative, a fianco presieduta dal professor Bianco Giostra, al quale io ho avuto l'onore di partecipare, accanto a questo una commissione sulle buone pratiche penitenziarie presieduta da Mauro Palma, proprio perché il tema poi ha avuto una ricaduta a livello politico particolarmente significativa. Ma io vorrei partire dal titolo che noi abbiamo dato, o meglio che mi è stato chiesto di indicare, che io ho indicato nei termini che avete potuto vedere nella locandina: sovraffollamento carcerario, malattia o sintomo. Ecco, con la locuzione sovraffollamento carcerario si è soliti indicare la presenza all'interno degli istituti penitenziari di un numero di detenuti significativamente superiore rispetto alla capienza regolamentare. L'uso di questa terminologia però tradisce in qualche modo un modo di accostarsi al problema di tipo formale matematico, come se tutto in fondo si riducesse ad un rapporto numerico tra posti disponibili verso presenze effettive. Ecco, nella formulazione del titolo dell'incontro che chiacchierate questa sera, io in qualche modo ho cercato, più o meno esplicitamente, di suggerire rispetto a questo tema una lettura altra, che provi a collocare l'argomento all'interno di un contesto più ampio, lasciandoci, direi, interrogare su che cosa esso ci dica sullo stato di salute in generale di un sistema di giustizia penale e in particolare di quello italiano. Ora, precedenti storici, nel nostro paese la storia del sovraffollamento carcerario va ben oltre, ben più, risale ben più indietro rispetto alla stretta attualità, però senza voler andare troppo di salire troppo là nel tempo, una prima linea di demarcazione di questa storia più decennale può essere utilmente tracciata e fatta coincidere con la riforma dell'articolo 79 della Costituzione, intervenuta con la legge costituzionale 6 marzo 1992 numero 1, emanata in modo significativo nei giorni in cui stava emergendo, portato alla luce da alcune meritorie inchieste giudiziarie, quel fenomeno di malaffare politico-economico passato alla storia come Tangentopoli. Con la riforma del 92 si stabiliscono, innovando rispetto alla normativa vigente, quorum rinforzati ai fini dell'approvazione da parte del Parlamento di leggi di amnistia e indulto, imponendosi la maggioranza di 2/3 dei componenti di ciascuna Camera in sede di deliberazione di ogni articolo e nella votazione finale. Perché è significativo questo intervento nella nostra storia? Perché la riforma introdotta con la legge numero 1, costituzionale numero 1 del 92, segna di fatto la fine di un tempo, una prima fase, diciamo, del sovraffollamento carcerario. Piuttosto lungo questa fase, questo tempo, durante il quale il frequente ricorso a provvedimenti indulgenziali aveva consentito, tra l'altro, di operare sistematicamente un riequilibrio del rapporto tra ingressi in carcere ed effettive disponibilità di accoglienza. Tenete conto che dal 53 al 90 erano intervenuti ben 13 provvedimenti di amnistia, concessa da solo, più spesso unitamente all'indulto, con una media di 1 ogni 3 anni. Dal 92 ad oggi noi abbiamo avuto un solo caso di provvedimento di questo tipo, l'indulto del 2006, tanto vorrei capire. Allora, che sia pura coincidenza o meno, che io sia malizioso nel proporla o meno, i dati ufficiali forniti dal Ministero della Giustizia registrano, a cominciare proprio dal 1991, un costante trend di crescita della popolazione carceraria, cioè all'indomani dell'ultimo amnistia, che è del 90. Dal 91 in avanti i dati ministeriali registrano questo costante trend di crescita della popolazione carceraria, con un'ulteriore spinta nel primo decennio del XXI secolo. Una breve parentesi: nel 2006, per gli
viene ricordato il provvedimento di indulto, ma è poca cosa, dura pochi mesi, sei mesi, in un anno si recupera tutto quello che era stato, come dire, perso, tra virgolette. Questa ulteriore spinta è riconducibile, avvenuta nel primo decennio del quale secolo, è riconducibile alle scelte di politica legislativa fatte in quegli anni attraverso il varo delle cosiddette leggi di matrice sicuritaria da parte del Parlamento, volte a escludere o restringere la fruizione dei benefici penitenziari per alcune categorie di soggetti considerati particolarmente pericolosi, recidivi qualificati, articolo 94, il tossico di alcoldipendenti. Sto facendo riferimento alla legge 251-2005, ad esempio, meglio nota al pubblico come la legge ex Cirielli, singolare caso nel quale il primo firmatario del disegno di legge, la posta di legge da cui nasce poi l'articolo, disconosca la sua paternità e quindi, come dire, imponga che la legge non si porti più il suo nome, ma che si premetta il suo nome l'ex, perché? Beh, comunque questi sarebbero dettagli. E questo tende di crescita, curiosamente, è parallelo ad una serie di input che arrivano a livello europeo verso una direzione totalmente opposta, cioè verso già allora un superamento di quella visione carcerocentrica del sistema penale attraverso un ampio ricorso alle misure alternative. Mi riferisco alle note raccomandazioni del Comitato dei Ministri del 99, la 22 e del 2006, la 13. Quindi noi cominciamo, come dire, la sfasatura tra Italia e Europa comincia ad aprirsi. Un primo significativo campanello d'allarme che le cose stanno evolvendo in un certo senso si ha con la sentenza della Corte Europea, sezione seconda del 16 luglio 2009, su Lehmanovic contro Italia, che condanna, seppur a maggioranza, con 5 voti a favore e 2 contro, tra cui quello del giudice italiano Vladimiro Zagadeschi, lo Stato italiano, per la violazione dell'articolo 3 della Convenzione, a seguito delle condizioni detentive particolarmente pesanti che aveva sofferto il ricorrente, trovatosi per un periodo di circa 6 mesi ad alloggiare all'interno del carcere romano di Rebibbia, nella stessa cella, insieme ad altre 5 persone. La Corte fa i conti ed certifica che per quei 6 mesi il signor Sulemanovic ha goduto di uno spazio vitale pari a 2,70 metri quadrati e sulla base di questo condanna, visto in questa la violazione dell'articolo 3, lo Stato italiano. Però in quel caso i giudici di Strasburgo si limitano a condannare lo Stato italiano rispetto alla singola vicenda, ponendo in diversa cura del ricorrente a titolo di riparazione una somma di denaro. Ma il campanello è suonato. Il campanello è suonato ed il governo italiano, presieduto allora dall'onorevole Berlusconi, si attiva. Dopo aver proceduto, ai sensi della legge 255 del 1992, quella per intenderci che viene richiamata per le alluvioni, i terremoti, le altre calamità naturali, a dichiarare formalmente lo status di emergenza nazionale della situazione carceraria, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 gennaio 2010, vara, certa enfasi, un piano straordinario carcere, fondato su 3 pilastri: interventi in materia di edilizia penitenziaria, al fine di aumentare la capienza dei nostri istituti, attraverso la ristrutturazione di reparti inutilizzati e la costruzione di nuovi penitenziari. Nella specie si annuncia la ristrutturazione e costruzione di 47 nuovi padiglioni e l'apertura di 18 nuovi penitenziari, con l'obiettivo di creare 21.709 posti in più rispetto a quelli esistenti. Quando si annuncia si è precisi di solito all'unità. E questo è il primo pilastro. Secondo pilastro, interventi sul personale di polizia penitenziaria attraverso l'iniezione di procedure per l'assunzione di 2.000 nuovi agenti. Terzo pilastro, interventi sulla normativa penitenziaria in chiave deflattiva della popolazione carceraria. Però, sotto quest'ultimo profilo, quello che si fa poi non è moltissimo, e anche sugli altri due profili in realtà si fa poi a molto alla fine dei conti, ma sotto questo ultimo profilo l'unico intervento significativo è la legge 199 del 2010, la cosiddetta legge passata
come svuota carceri, con la quale in realtà, questa è la cosa più significativa, viene introdotta la possibilità per il condannato di una pena detentiva non superiore a 12 mesi, anche costituente parte residua di una maggiore, di eseguire detta pena presso la propria abitazione o in altro luogo pubblico o privato di cura, assistenza e accoglienza. Per assonanza va ricordato anche poi la successiva legge numero 9 del 2012, il decreto legge 111-2011 convertito nella legge 9-2012, che però nel frattempo è stato promosso dal nuovo ministro della giustizia Paolo Severino, guardasigilli del governo Monti, subentrato nel frattempo a quello Berlusconi, che a sua volta mira a incidere sul fenomeno del sovraffollamento carcerario toccando un punto che è quello delle cosiddette, quello del fenomeno delle porte girevoli, cioè tende a incidere sul numero di soggetti che risultano dalle statistiche ufficiali rimanere detenuti per un periodo non superiore a 3 giorni. Sorprende un po', ma il numero di questi soggetti è considerevole. Il riferimento normalmente è soggetti arrestati in flagranza e che poi, a seguito dell'udienza di convalida, vengono rimessi in libertà o sottoposti a una misura restrittiva non detentiva, ma che nel frattempo, secondo la normativa allora vigente, vengono tenuti in carcere. Allora cosa si fa? Al fine di evitare ai soggetti il passaggio traumatico attraverso il carcere e dall'altro di congestionare il sistema penitenziario da si fatte presenze così transeunti, viene previsto che le persone arrestate in attesa di udienza di convalida, salvo che non sussistano casi di particolare rilevanza, esigenze particolarissime, non debbano essere trattenuti e condotti in carcere, ma possono rimanere o presso il proprio domicilio, ovvero custodite presso le camere di sicurezza collocate negli uffici di polizia. Il risultato complessivo di questa prima fase è piuttosto, alla fine, non, o meglio, non è particolarmente significativo, tant'è vero che, come è stato giustamente ricordato, a un certo punto scatta l'allarme rosso, con la nota, appunto, ricordata la sentenza della Corte Europea, sezione seconda, 8 gennaio 2013, Torreggiani e altri contro Italia, con il quale il nostro paese viene nuovamente condannato, come nel caso Suleimanovic, per violazione dell'articolo 3 della Convenzione Europea, a seguito delle condizioni alle quali risultano essere stati sottoposti 7 persone ristrette rispettivamente negli istituti di Piacenza e Busto Arsizio, condizioni integranti, giudizio della Corte Europea, trattamento inumano e degradante. Questa sentenza ha avuto una vastissima eco anche a livello di mezzi di comunicazione di massa, però in questa sede pare consigliabile tornarci brevemente richiamando gli elementi essenziali. Primo di questi, nell'esaminare le vicende sottoposte al suo scrutinio, la Corte si trova a sciogliere un primo nodo, quello della riferibilità dell'articolo 3 CEDU alle condizioni di detenzione. Sul punto viene ribadita l'impostazione già affacciata nella precedente decisione sul caso Suleimanovic contro Italia, che segna ormai una linea di tendenza, un nuovo orientamento che ormai la Corte Europea ha deciso di far proprio. Prima di questo passaggio, diciamo, giurisprudenziale, ai fini della valutazione in ordine alla violazione dell'articolo 3 rispetto alle condizioni di detenzione, la Corte Europea era solita tener conto di una serie di elementi, non solo la grandezza, spazio, diciamo, ampiezza della camera di permanenza, ma anche le condizioni di aerazione, illuminazione della stessa, le condizioni igienico-sanitarie, la possibilità di utilizzare privatamente i servizi igienici, il tempo trascorso del soggetto fuori dalla camera per attività lavorative o ricreative, un complesso di elementi. Le sentenze Suleimanovic ed poi Torreggiani segnano un cambio di, come dire, un'evoluzione di questa giurisprudenza, perché la Corte, in entrambe, arriva ad affermare che la mancanza di spazio, se normalmente va considerata insieme a tutti gli altri, in realtà, qualora superi una certa soglia, costituisce di per sé elemento decisivo per ritenere violato il divieto di trattamento inumano e degradante,
dal momento che comporta un superamento del tasso di attività, del tasso di affettività connesso alla detenzione. Tale soglia viene identificata dalla Corte europea in 3 metri quadrati. Se lo spazio vitale concesso al detenuto è stato sotto i 3 metri quadrati, questo è di per sé elemento che, secondo appunto questo nuovo orientamento della Corte europea, costituisce di per sé violazione del divieto di cui è l'articolo 3, configurando una ipotesi di trattamento inumano e degradante. Secondo elemento della sentenza che conviene qui richiamare. La Corte europea, è stato già accennato, nell'affrontare il caso Sulejmanovic si era limitata ad riconoscere la violazione del caso concreto, condannando lo Stato in relazione a quella vicenda e imponendo il pagamento di una somma in denaro. Nel caso Torregiani ed altri, la Corte europea cambia gioco. Perché? Perché riconosce la natura sistematica e strutturale della situazione di sovraffollamento carcerario che affligge il sistema penale italiano. E quindi scrive al riguardo: la violazione del diritto dei ricorrenti di beneficiare di condizioni detentive adeguate non è la conseguenza di episodi isolati, ma trae origine da un problema sistemico risultante da un malfunzionamento cronico proprio del sistema penitenziario italiano, che ha interessato e può interessare anche in futuro numerose persone. Proprio il carattere strutturale e sistemico della situazione, e dall'altro la possibilità, come dire, che questa situazione si rideterminì rispetto ad altre situazioni, spinge la Corte europea ad adottare la procedura della cosiddetta sentenza pilota, con la quale in via generale non si impone solo lo stato convenuto ai sensi dell'articolo 46 della Convenzione di mettere in atto le misure atte a porre riparo alla violazione subita dal ricorrente, ma di adottare gli interventi necessari in relazione a tutte le altre persone che possano trovarsi nelle medesime situazioni del ricorrente, che si trovino o possano trovarsi nelle medesime situazioni del ricorrente. E la Corte europea, in questo caso, impone allo Stato italiano un termine, un anno dal momento in cui la sentenza diventerà esecutiva, per adottare tutta quella serie di misure. In realtà poi, nello specifico, e qui il punto va, come dire, chiarito, perché poi vedremo che avrà tutto una serie di sviluppi. In realtà nel delineare il tipo di interventi che lo Stato italiano deve porre in essere, la Corte indica 3 direzioni. Non una, 3 direzioni. L'adozione di misure di carattere generale idonee a risolvere il problema del sovraffollamento. E questo, come dire, piano quindi più generale. L'individuazione di rimedi di natura preventiva che il soggetto, quale abbia trovarsi in quanto ristretto in condizioni di intenzione tali da integrare violazioni del divieto di cui l'articolo 3, possa attivare per denunciare la situazione e ottenerne rapidamente la cessazione. Non solo, la configurazione di rimedi di natura questa volta compensativa, attraverso i quali ogni persona che abbia subito una detenzione la quale abbia offeso la sua dignità possa ottenere una riparazione per la violazione subita. Quindi in realtà i compiti a casa che la Corte europea assegna allo Stato italiano si pongono lungo queste 3 direttrici: adottare misure di carattere generale volte a risolvere il problema del sovraffollamento, configurare a favore dei soggetti che si trovino a subire situazioni comunque lesive della loro dignità, un rimedio tanto preventivo, o meglio, un rimedio sia preventivo, cioè volto a far cessare lo Stato, sia compensativo, volto a ottenere un ristoro per il pregiudizio subito.
sempre dalla poi dalla puntata che è stata fatta della sentenza è venuto fuori, cioè è passata più che altro la prima linea, cioè quella relativa all'adozione di misure volte ad risolvere il sovraffollamento. Le altre due linee, quella della disposizione di rimedi di natura preventiva e compensativa, non sono state così chiaramente, come dire, individuate. Però questo era il compito a casa che la Corte europea ci ha imposto. Le reazioni? Le reazioni sono state ovviamente molto forti. In dottrina c'è chi ha parlato di una sudisciata etica, prima ancora che giuridica, per il nostro paese. E io direi che non posso in questa sede non ricordare le forti espressioni che sono usate dal Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano nel messaggio sulla questione carceraria inviato in data 9 ottobre 2013 alla Camera, nel quale, preso atto del fatto di eccezionale rilievo costituito dal pronunciamento della Corte europea che pone il nostro Paese in una condizione umiliante sul piano internazionale, si afferma, il Presidente della Repubblica afferma, l'inderogabile necessità di porre fine senza indugio a uno stato di cose che ci rende corresponsabili delle violazioni contestate all'Italia dalla Corte di Strasburgo, sottolineando come ciò costituisca non solo un imperativo giuridico e politico, bensì in pari tempo un imperativo morale. Tra l'altro poi, sempre su questo profilo, la decisione della Corte europea ci ha creato qualche problema anche nelle relazioni con gli altri paesi dell'Unione europea. Perché già all'indomani della pronuncia vi era stato chi tra i commentatori aveva avanzato, chiave profetica, diciamo così, il rischio che la sentenza pronunciata dalla Corte europea potesse essere richiamata da altri paesi per negare per rigettare le richieste di estradizione o di consegna promosse dall'autorità italiana. E ciò è avvenuto. Mi riferisco alle due decisioni adottate da parte dei giudici inglesi, dalla High Court of Justice, in data 11 marzo 2014, che ha negato alla consegna del cittadino somalo, indagato per delitto di attività bancaria abusiva, richiesto dal GIP Tribunale di Firenze, e alla decisione pronunciata qualche giorno dopo dal Westminster Magistrate Court, che ha respinto la richiesta di estradizione avanzata dalla Procura della Repubblica di Palermo nei confronti di tal Domenico Rancadore, condannato per associazione a delinquere di stampo mafioso, estorsione ed altri gravi reati e dalla pena di 7 anni di reclusione. In entrambi i casi i giudici inglesi si rifanno proprio, basano la loro decisione, reiettiva rispetto alle richieste avanzate dallo Stato italiano, dalle autorità italiane, sulla premessa che il soggetto, una volta tradotto in Italia, possa subire un trattamento inumano degradante a causa delle condizioni di detenzione alle quali sarebbe stato sottoposto. Quindi, anche su questo punto di vista, come dire, ci arrivano altri punti. Il fatto poi che il fenomeno del sovraffollamento carcerario, come si evince dai rapporti annuali redatti nell'ambito della ricerca SPACE, non sia esclusiva del nostro paese, non è che ci consoli e ci aiuti a dimensionare il bisogno. È vero che, stando all'ultimo rapporto relativo alla situazione del 2013, sarebbero solo ben 21 sui 47 paesi monitorati quelli affetti da questa domanda. Né allo stesso modo giova di considerare il fatto che la Corte europea abbia riconosciuto la violazione dell'articolo 3 CEDU in conseguenza delle condizioni detentive anche nei riguardi di altri paesi, prima della sentenza Torreggiani nei confronti della Russia, in una serie di casi della Polonia, successivamente alla sentenza Torreggiani nei confronti di paesi che sono meno noti di noi, forse, come dire, tanto, questo rende sorprendente però per queste vicende, nei confronti del Belgio, nel caso Vasilescu, nei confronti della Bulgaria, nel caso Nesko Vedalt,
e recentemente nei confronti dell'Ungheria nel caso Varga e altri. Ed ha a sottolineare che in questi ultimi due casi la Corte europea, similmente a quanto fatto nel caso Torreggiani, riconoscendo il carattere strutturale e sistematico della situazione integrante la violazione, ha adottato la procedura della cosiddetta sentenza pilota. Tra l'altro in una maniera anche molto più stringente rispetto a quella che aveva fatto nella sentenza Torreggiani, cioè concedendo ai rispettivi paesi, la Bulgaria e l'Ungheria, un termine anche minore per adeguarsi. Noi abbiamo avuto un anno più o meno, un anno e mezzo, considerando appunto i due paesi in questione avranno molto meno per adeguarsi. Le risposte dello Stato italiano. Allora, che fatte queste premesse mi sembra che fosse qui dovessimo arrivare. Beh, numerosi ed eterogenei sono stati i provvedimenti messi in campo. E l'elenco, restringendo l'orizzonte anche solo quelli direttamente incidenti sulla questione, sarebbe troppo lungo e tedioso sarebbe qui ricordarlo. Per dirvi, sì, il primo intervento è dell'estate del 2013, con il decreto legge 78 del 2013, l'ultimo intervento è la legge numero 47 del 2015, che è stata appena pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale ed entrerà in vigore l'8 maggio. Conviene allora, per un'esigenza di sistematicità, tornare a quella triplice indicazione che ci veniva dai giudici europei. Vi ricordate con lo schema dei compiti a casa? Cosa abbiamo fatto rispetto ad le tre indicazioni che ci sono state date? Sotto il primo profilo, interventi di carattere generale volti a contenere il fenomeno del sovraffollamento. Riducendo i flussi in ingresso e favorendo quelli in uscita. Qui bisogna ulteriormente distinguere a seconda che le misure introdotte abbiano toccato la detenzione cautelare, ovvero l'esecuzione intramuraria della pena. Ora, quando noi parliamo genericamente di popolazione carceraria, noi intendiamo, come dire, una pluralità di situazioni. Detenzione carceraria, sia quella del soggetto che è ristretto in carcere a seguito di provvedimento emesso dall'autorità giudiziaria nel corso del procedimento a titolo cautelare, è tenuto anche il soggetto che invece è in carcere a titolo esecutivo, cioè a fine dell'espiazione della pena che gli è stata irrogata con sentenza definitiva. Le due posizioni giuridicamente sono diverse, questo è uno, tra l'altro questa combinazione di situazioni ha una caratteristica meno nelle proporzioni, una caratteristica assolutamente specifica e tipica della realtà italiana, come vedremo, e quindi giuridicamente, essendo diverse, mentre chiedono e implicano strumenti di natura diversa. Vediamo sotto il profilo della detenzione provvisoria, cioè della custodia in carcere, poi è stato fatto sempre nel tentativo di disincentivare l'uso, cioè di favorire, come dire, i flussi in uscita e ridurre i flussi in entrata. Innanzitutto, si è innalzata la soglia dei reati per i quali è possibile disporre la custodia cautelare in carcere. Oggi è ammessa solo per i diritti punibili, nel massimo alla pena detentiva non inferiore a 4 anni. Prima il livello era diverso, parlava di delitti puniti con pena superiore nel massimo a 4. Abbiamo alzato di un anno. Conti, come dire, tradotta normativamente a un certo peso. Poi abbiamo avuto, sono queste delle eccezioni per lo stalking e il finanziamento illecito dei partiti, ma questo è un altro discorso. Si è introdotta una preclusione all'adozione della detenzione preventiva nel caso in cui il giudice ritenga che all'esito del processo la pena irrogata non sarà superiore a 3 anni. Qui abbiamo si è introdotta una ulteriore semplificazione, espressione di un principio di proporzionalità, che dovrebbe regolare l'intera materia delle misure cautelari personali, traducendo in termini, se mi scuserete, un po' approssimativi, esprime l'idea che la custodia cautelare in carcere quando è disposta nei confronti del soggetto che, durante il processo, nei confronti del soggetto che, anche nell'ipotesi per cui sfortunata, che venga riconosciuto colpevole e venga condannato a una pena, non finisca poi a titolo di esecuzione della pena per scontarla in carcere. Lo si è voluto in qualche modo questo principio rendere maggiormente effettivo attraverso questa previsione. Si è poi smantellato il sistema delle presunzioni assolute di adeguatezza della custodia cautelare in carcere,
smantellamento che era stato avviato dalla Corte Costituzionale già nel 2010 con la sentenza del 1965, il legislatore, proprio con quest'ultimo intervento che vi dicevo di pochi giorni fa, ha positivizzato in qualche modo gli esiti di quella giurisprudenza costituzionale e ridotto l'operatività di queste presunzioni assolute di potenza in carcere solo in casi di reati più gravi, reati di mafia e di terrorismo. Sempre in chiave di deflazione dell'occupazione carceraria, settore cautelare, si registra il potenziamento del ricorso agli strumenti di controllo a distanza, il cosiddetto braccialetto elettronico. Anche se qui pesa sull'effettività di questa previsione, pesano ragioni di natura organizzativa, perché in realtà gli strumenti tecnici a disposizione del Ministero oggi sono molto limitati, abbiamo una fornitura di circa 2.000, poco più, di questi strumenti che quindi sono ben al di sotto delle, come dire, domande che delle richieste che potrebbero essere evase da oggi in avanti. Sempre nella prospettiva della deflazione della custodia cautelare in carcere, titolo cautelare, vanno ricordati gli effetti della modifica introdotta sul piano sostanziale con riguardo alla ipotesi delittuosa di quel comma quinto dell'articolo 73 di PR 309 del 90, il testo unico sull'istupefacente. Attraverso questa modifica intervenuta su questo articolo, il comma quinto dell'articolo 73, PR 309, si è trasformato, qui capisco se entriamo un po' nel tecnicismo, ma arriverò al punto immediatamente, solo una breve parentesi. Si è trasformato una fattispecie che era una fattispecie in realtà circostanziata, una fattispecie autonoma di reato. In più si è abbassato il livello sanzionatorio. Qual è il risultato di tutto questo? Il risultato di tutto questo è che oggi, per questa fattispecie, parliamo dell'ipotesi di produzione, traffico e detenzione di sostanze stupefacenti, laddove ricorra la lieve entità, non si può più disporre la custodia cautelare in carcere. Considerando, come dire, l'incidenza risultate anche delle statistiche, delle presenze di soggetti indagati, condannati per reati di droga, la novità si è sentita. Sul fronte dell'esecuzione della pena, si deve rammentare l'ampliamento dell'area di operatività dell'affidamento in prova, la stabilizzazione dell'istituto dell'esecuzione della pena presso il domicilio, portata tra l'altro a un livello di operatività maggiore, perché oggi è possibile tramite questo strumento scontare presso il domicilio pene fino a 18 mesi. Il potenziamento, questo è un altro elemento per noi particolarmente significativo, per il nostro sistema penitenziario, significativo a causa della percentuale molto alta, molto più alta rispetto ai paesi europei, di persone detenute straniere. Dicevo, il potenziamento dello strumento della espulsione come misura alternativa all'esecuzione delle pene detentive fino a 2 anni, quindi, come dire, attraverso anche poi dei meccanismi, diciamo così, di natura amministrativa volti a accelerare l'identificazione di questi soggetti, si cerca di, come dire, incentivare il ricorso a questo strumento, questa misura alternativa, un strumento che comporta in alternativa all'espulsione presso gli istituti italiani di questi soggetti, l'espulsione. Sono stati rimossi tutta una serie di preclusioni all'accesso ai benefici disposte dalle leggi securitarie prima citate nei confronti dei recidivi abituali e dei tossicodipendenti e soprattutto si è introdotta una nuova misura alternativa, o una nuova fattispecie di misura alternativa, la cosiddetta liberazione anticipata speciale, per me nota ai specialisti come LAS, liberazione anticipata speciale, con la quale si è previsto che nei confronti dei soggetti che abbiano tenuto una regolare condotta all'interno dell'istituto venga detratta una quota di pena che non è come nell'ambito della liberazione anticipata ordinaria di 45 giorni, ma è di 75 giorni. Quindi si è alzato, quindi è stato un innalzamento della soglia di pena, di sconto di pena previsto attraverso questa, a favore dei soggetti che tengono durante la detenzione un comportamento, una regolare condotta. Invece non ha avuto esito, cito in negativo, sto scostracendo delle cose che non sono state fatte,
perché sennò veramente occuperei molto più del tempo che mi è stato concesso. Una cosa che non è stata fatta, cioè un tentativo che non ha avuto esito, è stato quello di introdurre al nostro sistema una qualcosa di analogo al numero chiuso, che invece è praticato in altri sistemi penitenziari. Lo si è tentato in Italia attraverso una via, diciamo così, un po' pretoria, attraverso una eccezione di legittimità costituzionale sollevata dai tribunali di sorveglianza di Venezia e di Milano, volta a estendere l'applicazione di un istituto, quello del differimento dell'esecuzione della pena, il differimento facoltativo dell'esecuzione della pena, preso dall'articolo 147 del codice penale. La Corte Costituzionale, con una sentenza molto interessante, la 179/2013, ha però dichiarato, come dire, inammissibile l'eccezione proposta, pur riconoscendo alla base della medesima un certo fondamento. Questo, tutto questo è relativo al primo, alla prima indicazione. Molto più rapidamente veniamo alle altre due indicazioni che ci erano state date. Rimedi preventivi. Qui, è stato già ricordato, è stato fatto molto, sia sui rimedi preventivi che sui rimedi compensativi è stato fatto molto, ma per il semplice motivo che c'era molto da fare, perché si partiva da, dico zero, non vorrei che specialisti in sala mi contestassero, ma si partiva pressoché da zero, perché sotto il profilo dei rimedi preventivi c'era un braccio di ferro in corso tra giurisdizione ed amministrazione penitenziaria. La Corte Costituzionale aveva lanciato continuamente, fin dalla sentenza 26 del 99, poi ripetuto nella sentenza 266 del 99, moniti volti a richiamare la necessità di assicurare al detenuto una tutela giurisdizionale dei propri diritti. La giurisdizione di sorveglianza aveva tentato in questo senso di pete, scontrandosi però con la resistenza dell'amministrazione, sicché il problema era quello poi di rendere effettivamente vincolanti nei confronti dell'amministrazione penitenziaria i provvedimenti emessi dalla giunta di sorveglianza. Stallo, c'era uno stallo, un braccio di ferro che si era creato tra questi due. Si è superato, la riforma cerca di superare questa situazione, creando attraverso l'introduzione dell'articolo 35 bis dell'ordinamento penitenziario una nuova ipotesi di reclamo giurisdizionale, attivabile davanti al magistrato di sorveglianza dal detenuto che ritenga di aver di subire un trattamento, un attuale grave pregiudizio con i diritti derivati dal condotto dell'amministrazione penitenziaria non conformi all'ordinamento penitenziario e al suo regolamento. E si prevede che il magistrato di sorveglianza, ove ritenga fondata la doglianza mossa dall'interessato, possa ordinare all'amministrazione di porre tempestivamente rimedio alla situazione. Rimedi compensativi, qui veramente si partiva dal zero, cioè, qui non c'era neanche, come dire, stato quel tentativo. Si partiva dal zero e quindi il legislatore, con il decreto legge 92/2014, ha introdotto ex novo un nuovo strumento, oggi disciplinato dall'articolo 35 ter dell'ordinamento penitenziario, con il quale si prevede, o meglio, attraverso il quale, come dire, il detenuto che abbia subito un pregiudizio consistente in condizioni di detenzione, tale da violare l'articolo 3, come interpretato dalla Corte Europea, possa rivolgersi a un giudice, e qui poi la norma si in qualche modo disarticola in due moduli, perché questo giudice può essere o il giudice di sorveglianza o il tribunale civile, a seconda della posizione del soggetto, se è ancora detenuto o non detenuto, al fine di ottenere un adeguato ristoro. E anche sotto il profilo dell'adeguato ristoro c'è una diversificazione, perché questo ristoro può essere o in forma specifica, attraverso la riduzione di pena, un giorno di pena di riduzione per ogni 10 giorni di pregiudizio subito, ovvero, qualora ciò non sia possibile, per una serie di ragioni, ristoro in forma monetaria, 8 euro per ogni giorno di pregiudizio subito. Non è molto, non è poco, non lo so. Bilancio, e vengo, come dire, a trarre qualche conclusione, se ho 5 minuti di tempo. Bilancio, partiamo dai dati, quelli forniti ufficialmente dal Ministero della Giustizia. E qui appare evidente un calo sensibile nelle presenze. Nel giugno del 2010, a fronte di una capienza di 42.000 posti, erano presenti, stando ai fondi ministeriali, 68.258 persone. Nel dicembre 2010,
2014, cioè a distanza di 4 anni, a fronte di una capienza che è leggermente aumentata, perché siamo a 49.494 posti, il numero di presenti si è notevolmente abbassato, perché siamo a 53.623. Quindi da 68.258 si è passati a 53.623. Un calo si registra anche negli ingressi, sempre prendiamo a riferimento il 2010, gli ingressi nel 2010, ingressi in carcere nel 2010, erano calcolati, sempre dal Ministero, in una cifra, nella cifra di 84.641. Gli ingressi nel 2014 sono stati 50.127, qui la forbice sembra ancora più ampia, 84.641, 50.127. Tasso di sovraffollamento, cioè quello che registra, come dire, la differenza tra presenze e posti disponibili. Nel giugno 2010 il tasso di sovraffollamento del nostro sistema penitenziario era pari al 162%. Nel dicembre 2012, ai tempi della Torre Gianni, eravamo scesi al 149%. Nel dicembre 2014 siamo scesi al 108%. Anche qui si vede la differenza. Anche se poi su questa cifra non tutti sono d'accordo, per la situazione antigone del rapporto annuale che ha presentato, fa rilevare alcuni, come dire, difetti nel calcolo fatto dal Ministero e eleva, diciamo, il tasso di sovraffollamento al 118%, però rispetto al 149% del 2012 la differenza è sempre significativa. Anche sotto il ricorso alle misure, sul livello del ricorso alle misure alternative, punto sul quale l'Italia è sempre stata, come dire, partner debole rispetto agli altri europei, che hanno medie di ricorso a misure alternative molto, decisamente molto più alte. Abbiamo avuto un piccolo, ma significativo incremento. Nel 2007 erano 10.839 i soggetti ammessi alle misure alternative, nel 2009 21.122, al 15 marzo, l'ultima rilevazione possibile, cioè l'ultima rilevazione diffusa, al 15 marzo 2014 i soggetti ammessi alle misure alternative sono 32.168, e quindi lo capite anche qui, i numeri sono significativi. Ci sono delle note, delle zone più grigie rispetto a queste. Ad esempio, la percentuale di soggetti all'interno della popolazione carceraria, quindi prendo quel riferimento che ho fatto prima, la percentuale dei soggetti della popolazione carceraria italiana, cosiddetti non definitivi, cioè, come dire, non detenuti a seguito di una sentenza di giudizio irrevocabile, ma a seguito di un provvedimento cautelare, è diminuita rispetto agli anni della provincia, però non nella stessa percentuale in cui è diminuita la percentuale, la presenza in assoluto all'interno delle persone all'interno degli istituti. Siamo passati da un 42% ai tempi della Torre Gianni a un 34% al 31 marzo 2015. Tenete conto poi di un altro dato, che di questi 18.696 non definitivi al 15 marzo 2015 distretti, che per il nostro sistema costituzionale, anche qui è una categoria che abbraccia situazioni e condizioni diverse, considerando che nel nostro sistema vige una presunzione di non colpevolezza fino a sentenza definitiva, anche per noi, anche i soggetti che abbiano subito una prima condanna sono considerati non definitivi, e anche quelli che hanno subito una seconda condanna sono considerati non definitivi finché pendente un giudizio di impugnazione. Però detto questo, dei 18.696 non definitivi attualmente presenti al 15 marzo 2015, ieri, oggi, più della metà, 9.504, sono ancora in attesa del primo giudizio, e questo è un dato che lascia ancora perplessi, così come lascia perplessi un altro dato che emerge, cioè che non è, anche qui, è sì diminuita, ma non è diminuita in modo corrispondente alle diminuzioni registratesi a livello più generale,
il numero di soggetti detenuti con pene brevi, da 1 a 3 anni di pena ancora da scontare. È diminuito il numero anche qui, ma non in modo significativo. Perché è praticamente rilevante questa fascia di soggetti? Perché sono i soggetti tipici destinatari delle misure alternative, quelli che devono scontare fino a 3 anni. Quindi il fatto che non siano diminuiti induce, come dire, a ritenere che l'accesso alle misure alternative poi non sia così ampio come si vorrebbe far credere. Vengo, sono tra 5 minuti, agli ultimi due punti. Questi sono i dati. Poi c'è il giudizio del Comitato dei Ministri. Allora, là, ai sensi dell'articolo 46, sull'osservanza delle sentenze della Corte Europea veglia il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa. E quindi anche sulla sentenza di Torreggiani, il Comitato dei Ministri ha fatto la sua parte, cioè pochi giorni dopo la scadenza del termine fissato dalla Corte Europea per la sentenza di Torreggiani, che era il termine che scadeva il 28 maggio 2014, si è riunito e ha preso in esame il modo con cui lo Stato italiano aveva attuato quelle indicazioni. E con un rapporto emesso il 5 giugno 2014 ha preso atto che in effetti molte delle azioni che erano state adottate, si era registrato un sensibile e continuo calo della popolazione detenuta, erano stati previsti rimedi anche di natura preventiva, non era ancora stato previsto il rimedio di natura compensativa, il Consiglio italiano aveva preannunciato un decreto legge, quel decreto legge con cui sarebbe stato introdotto, per cui ci ha dato un giudizio positivo, con riserva, cioè riservandosi di poi riesaminare la cosa in un successivo incontro al più tardi nel giugno 2015. Quindi noi siamo ancora, come dire, sub iudice. Ora, un po' per questo, un po' per trarre le somme, le conclusioni tutto quello che abbiamo detto, conviene chiedersi se a questo punto possa ritenersi, come sostiene il Ministero, il problema risolto. Cioè possiamo chiudere la questione apertasi con la Torreggiani, chiudendo la parentesi ed ricominciando. Ora, il rischio è ridurre la complessa problematica ad una questione di metri quadri. Il che, sia detto per inciso, rischia di aprire la stura ad una guerra di numeri tra opposte fazioni, non sto a dirvi, ma sui criteri di calcolo del spazio vitale detenuto ci sono opinioni molto contrastanti, vi dico solo questa: rientra o non rientra lo spazio degli arredi, mobili e fissi, mobiletto, la mensola, il letto, il tavolino, rientra o meno nello spazio vitale detenuto la zona occupata per i servizi igienici. Allora io dico, e questo era, e su questo punto vorrei concludere insomma la mia relazione, che la risposta all'interrogativo forse può essere più convenientemente cercata seguendo un'altra strada, una strada forse meno facile, ma dagli esiti secondo me più sicuri. E conviene allora accostarsi però al fenomeno del sovraffollamento carcerario secondo un approccio differente, un po' quello che avevo anticipato all'inizio e in qualche modo, come dire, trapela anche nel titolo dell'incontro di questa sera. Il sovraffollamento carcerario, se indagato opportunamente, appare in grado di dirci qualcosa di significativo in ordine allo stato non solo del sistema penitenziario, ma del sistema di giustizia penale nel suo complesso. Si tratta in questo senso di vederlo, il sovraffollamento carcerario, non senza nulla togliere al filo, ma non come una malattia, non solo come una malattia in sé, ma come un sintomo di una eventuale crisi in cui versa il sistema penale, come una sorta di febbre che lo percorra e lo scuote. Un'analisi di questo tipo implica di ampliare la nostra prospettiva, superando quell'approccio parcellizzato e settoriale che rischia di compromettere l'efficacia anche delle ricerche mosse dalle migliori intenzioni. Ci si chiede insomma di tenere unito in un'unica visione, cogliendo nelle unità delle interrelazioni diritto penale, diritto processuale penale e diritto penitenziario. Incanalato in questa direzione, proprio sono gli ultimi 2 minuti, che rubo solo, veramente solo 2 minuti, incanalato in questa direzione, a quali approdi ci conduce la nostra ricerca? Secondo quello che vi propongo, ad altrettanti nervi scoperti del nostro sistema di giustizia penale. Primo, alle scelte di criminalizzazione delle condotte compiute dal legislatore penale in questi anni.
E al riguardo da più fonti si registra, si segnala, si rimarca, aggiungete voi altri sinonimi, ormai da tempo nel nostro sistema penale un eccesso di penalità, inteso come una sovradimensionalità dell'area del punibile, alimentata da politiche più che altro desiderose di fornire risposte facili al senso di vulnerabilità reale, presunto, enfatizzato anche dai mezzi di comunicazione di massa che sia, che percorre la nostra società liquida, secondo la definizione nota di Bauman, e che a sua volta, stato di senso di vulnerabilità, genera in tutti noi istanze di sicurezza. Secondo approdo ci porta all'annoso problema dei tempi del processo penale. E in proposito non può non prendersi atto che la irragionevole durata del processo, determinando uno scollamento tra il tempo del reato e quello dell'esecuzione della pena, finisce per ingenerare una diffusa sensazione di ineffettività della sanzione. E di qui nasce la tendenza a scaricare la tensione sul processo, inducendo a guardare alla misura cautelare, in particolare alla custodia cautelare in carcere, in funzione di pena anticipata, o per meglio dire di unica pena che il nostro ordinamento è in grado di far rispettare. Terzo approdo, le opzioni legislative in tema di tipi e modi della pena. Nonostante gli auspici espressi, i tentativi di riforma annunciati, anche l'ultimo con la legge delega del 67, contenuta nella legge 67 numero 14 in tema di detenzione e arresto domiciliare, il nostro catalogo sanzionatorio penale risulta ancora oggi incentrato sulla pena detentiva. E in questo senso occorre davvero chiedersi se sia possibile immaginare risposte diverse rispetto a quella punitiva e carceraria al fenomeno della devianza. E in seconda battuta, senza voler dimenticare e raccogliere in qualche modo anche le provocazioni, anche recentemente riprese, volte a chiedersi se non si debba abolire il carcere, è appena uscito un volume che porta questo titolo, molto interessante, che invito tutti a leggere, si tratta di chiedersi se sia superabile e in che modo l'attuale funzione prevalentemente contenitiva che il carcere ha. Si tratta, sento di dire, di riporre al centro del sistema dell'esecuzione della pena la finalità rieducativa sancita dall'articolo 27, con la rafforzata consapevolezza, derivata dai numerosi studi condotti al riguardo, che un'esecuzione della pena in forma extracarceraria o che comunque coinvolga il detenuto in attività risocializzanti è un fattore determinante di abbattimento del tasso di recidiva. Insomma, in una visione allargata, la risposta all'interrogativo che abbiamo prima posto, ma il problema del sovraffollamento carcerario si è chiuso, deve tener conto, quindi risulta legata alle soluzioni di sistema, quindi non solo una singola parte di questo, e sul sistema che verranno date. Qualcosa è stato fatto anche recentemente, faccio riferimento alla parte della delega sempre contenuta nella legge 67-2014 che invita il governo ad una nuova forte depenalizzazione, ma mi riferisco anche alla coerente introduzione degli istituti del proscioglimento per particolare tenuità del fatto e della sospensione del procedimento commesso alla prova per imputati adulti, forme diverse di detention processuale che oltre a alleggerire il carico giudiziario consentendo una migliore distribuzione delle risorse, quindi un'accelerazione complessiva dei tempi dei processi, introducono forme di depenalizzazione in concreto fondate o sulla scarsa offensività in concreto delle condotte commesse, ovvero su modalità e forme di mediazione e riparazione tra autore e vittime di reato. Qualcosa appunto è stato fatto, molto mi sembra ci sia ancora da fare, ben oltre la scadenza del prossimo giudizio del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa. Grazie. Thank you.
ringraziamenti, piuttosto invece per complimentare e ringraziare il professor Renon per la sua relazione e in particolare per l'ultima parte della sua relazione, insomma, quando ha cercato di delineare alcune possibili strade per superare una delle questioni che affronteremo adesso nei nostri brevi interventi, che sostanzialmente la visione carcerocentrica di tutto il sistema penale. Perché